e ce lo portate via? Una borsetta rosa e oro. No, ma questo è color baby, ragazze. Fate la foto con le borsette. Uno, dos. Un'altra. E arrivano altri clienti per il trattamento di bellezza. Intanto qui si incassa. Sono 2 euro. Si guadagna il cash, ragazzi. Eccoci qua, siamo al mercatino dei ragazzi e stiamo allestendo il nostro stand. Vero Sofì? Yes. E Jenny? Sì, siete sì. Pronte a vendere? Sì. Barattare? Bene. Bene, allora ragazze, avete tipo 5 minuti per allestire il vostro mercatino. Insieme siamo Las Lunas! E oggi qui con noi c'è anche la nonna Rosy! Applauso, applauso spontaneo, ragazze! Ma ragazze, allora qua si vergognano perché ci stanno guardando. Ma a me che me ne importa che ci guardano? Allora facciamo il video, ragazze, perché ci stanno guardando tutte le street. E allora adesso inizieremo un bellissimo mercatino con le nostre amiche Baddies. E non fate niente di male, mi raccomando che mi traumatizzate tutte le bambine più piccole, per favore. Diamo il buon esempio oggi, comportatevi bene. Vabbè, andrà a finire molto male. Andiamo avanti con l'allestimento, ci vediamo fra poco. Lavoro in corso di allestimento del nostro mercatino. Allora, stiamo prezzando. Sofì, tu cosa stai facendo? Allora, sto scrivendo trattamento di bellezza. Allora, stiamo facendo anche il trattamento di bellezza perché vendiamo anche il trattamento di bellezza con glitter. Glitter e tatuaggi che non so dove sono. Ok, e adesso invece Jenny, tu stai mettendo i prezzi, facciamo vedere. 3 euro questo bellissimo gioco. Libri a 3 euro e Ginny, anche tu stai prezzando. Metti quella collana, facciamo 1 euro, dai. E abbiamo qui con noi Frank! Frank, di la verità. Un po' di entusiasmo. Vabbè, non so manco parlare. Un po' di entusiasmo. Frank. Sì. Un po' di entusiasmo, saluta il nostro pubblico, vai, 1, 2, 3. Ciao. Questo è il massimo dell'entusiasmo di Frank. Frank, di la verità, tu stai aiutando a vendere o stai solo comprando le tue cose? E ho portato questi 2. Bravo, hai portato da vendere qualcosa, benissimo. E poi facciamo vedere, Frank, cosa vendi, fai vedere, guardate, allora, ragazzi, bellissime queste, tirale su. Facciamo vedere, guardate che belle, sono degli stivali da baby, stupendi Frank, stupendi. Ragazze, siamo quasi pronte qui? Più o meno. Ci siamo, mi raccomando, veloci perché ci sono i clienti, ragazzi. Ragazzi e ragazze, forza, veloci, veloci. Ecco qui come sta rimanendo il nostro mercatino, ma ancora non abbiamo finito. Ecco, Frank mi sta facendo un tubo, guarda intorno, si può comprare qualcosa, ma non aiuta le ragazze, perché lui vuole solo comprare le cose da calcio, vero Frank? Va bene, va bene. Ciao Estreitas, la mia vita da sirena, direttamente in libreria, oppure puoi preordinarlo su Amazon. Link in descrizione. Besitos! Ragazze, fate lavorare anche Frank, mi raccomando! Ragazze! Marco! Sto morendo! Ma che bel cuoricino, è venuto un po' magro! L'ha fatto Sofì! Una cosa, niente, quanto devo... No, quanto lo mettiamo il trattamento di bellezza, ragazze? Dobbiamo allora, decidere. 20.000 euro. No, dai, allora, se siamo brave... Cioè, €1,50 €1,50 €1,50 Avviso, ciao, d'occhio. Va bene, dai. Sofì, sei
come si scrive 1,50 euro? Sì! Dai, meno male, siamo in seconda media, sennò veniamo bocciati. Ma questo quanto? Ecco qui, pausa pranzo. La nonna Rosy ha fatto le polpette buonissime! Signorina, buonissime, spaziali! Noi non abbiamo mangiato, quindi ne approfittiamo per mangiare. Buon appetito! Ragazze, mettete un pezzo a questo soggetto inerme! Prego. Ma stai scherzando, è troppo, ma non se lo piglia nessuno! Guardate com'è bello, compratevelo, così ce lo portate via! Vi facciamo vedere un po' di cose che stiamo vendendo. Allora, dei libri. Libri, guardate che belli! Eccoli qui! Stupendi, libri sulle principesse, su, anche sui vampiri, ragazzi e ragazze. Poi un peluche, enorme di... No, questo è bellissimo! Non sappiamo monstro. Come si chiama. Come si chiama? Scrivetelo nei commenti che adesso non ci viene il nome. Esatto. Poi Estreitas facciamo anche un trattamento di bellezza. Possiamo mettere gli sticker, i brillantini, glitter in faccia e facciamo anche dei tatuaggi. Vediamo i glitter, guardate che belli. Scusate, c'è il sole, non si vede niente. Ecco qua, brillano a forma di cuoricino e i tatuaggi argentati e color oro, stupendi, metallizzati. Perfetto. Poi abbiamo un sacco di cose qui, guardate, per i capelli, vero? Andate in giro a comprare o a vendere, fate pubblicità. Madonna mia! Frank, cosa hai fatto? Wow, guardate Frank, ma cosa vende! No, stupendo Frank! Wow, arrivano nuove cose! Allestitele ragazzi, dai! No, vabbè, borsate da baggi, no, vabbè ragazze, adoro, guardate che borsette che ci ha dato Frank. Allora, una borsetta nera brillantinata, wow, e argento. È stupenda questa, non adoro. So se si vede, mettila, fai vedere che bella. Vabbè, ovviamente l'outfit non è abbinato, vabbè. Però è stupenda, vero so? Si spaventano. Va bene, vai Jenny, fai vedere questa borsetta oro, bellissima, me la tengo io. Fai vedere come stai, dai. Top, no vabbè, questi non si possono vendere ragazzi. Ma te la tengo io. E poi? Una borsetta rosa e oro. No, ma questo è color baby ragazze. Top, fate la foto con le borsette. Uno, dos. Un'altra. Matilde, la prima cliente del trattamento di bellezza. Allora, immergiamo questo fazzolettino qui con un po' d'acqua, ma facciamo vedere, Ginny, fammi vedere il tatuaggio che gli faremo. Eccolo qua, guardate che bello, l'unicorno. Matilde, sarà una cosa bellissima. Ecco qua, facciamo il tatuaggio con un po' d'acqua, sì. Fa un po' di pressione in modo da applicarlo per benino. Come verrà questo tatuaggio? Perfetto! Vediamo. Stupendo Matilde, ti piace? Ha detto di sì. E poi non è finita, perché adesso arriva Sofì con il glitter. Dove lo mettiamo il glitter? No, in faccia. Sulla guancina, dai, mettilo sulla guancina, vediamo. No, ma che amore, questa bimba. Ne vuoi un altro? È bellissima. No, vabbè ragazzi, qui abbiamo veramente un team stupendo e arrivano altri clienti per il trattamento di bellezza. Intanto qui si incassa, sono 2 euro. Si guadagna il cash, ragazzi. Si guadagna il cash e si passa a un'altra cliente. Scusate, ti
tutte queste ombre, ragazze, ma c'è tantissimo sole. Qui ci sono delle bambine che ci stanno vendendo a 50 centesimi dei pacchi sorpresa che adesso abbiamo comprato e Ginny e Jenny lo apriranno. Che cosa ci sarà dentro? Adoro, ragazze, fate vedere. No, vabbè, adoro. Si apre. Girate. Wow. Che cosa c'è dentro? Facciamo vedere. È il kit di Peppa Pig infermiera. Ecco qui, potete adesso... Jenny, fai vedere. Peppa Pig. Bellissimo, Jenny. Peppa Pig. Sophie e Lu stanno cercando di vendere un libro e un pop-it, ma l'impresa è un po' ardua, non ce la stanno facendo. Però stanno andando in giro per tutto il mercatino cercando di vendere, perché qui funziona così in questo mercatino. Attenzione, sono riusciti a vendere qualcosa. Questa bambina sta tirando fuori i soldi e sta sganciando il cash. Ce l'abbiamo fatta. Se vieni là ti diamo il resto. Invece dall'altra parte Jenny e Ginny stanno comprando, cioè invece di vendere loro comprano e stanno comprando oggetti più o meno inutili per un euro da rivendere, ragazze. Va bene, la tattica è compra poco e vendi a di più. Ragazze, abbiamo bisogno di cash. Eccoci qua. Nel frattempo Lu, hai comprato un giubbotto perché è in piena estate, giustamente bisogna vestirsi e coprirsi. Un giubbotto bianco a soli, quanto le pagate? 5 euro. Hanno fatto lo sconto che era 8 euro, adesso 5 euro. Ottimo affare, ragazze, questo mercatino conviene comprare. Stai benissimo, Lu. Guarda, siamo agli sgoccioli, il tempo sta finendo e le ragazze stanno cercando di vendere a chiunque degli oggettini. Se vuoi venire, puoi venire, ti facciamo vedere. Possiamo fare i tattoo e mettere Sophie. Comunque stanno chiudendo il mercatino, sbrigatevi. Oh no, devo fare veloce. Guardiamo qui, ecco gli stivali che sta indossando Jenny. Sono gli stivali di Frank. Sophie, secondo te dovrebbe comprarli? Secondo me sì. Sì. Secondo me sì, le stanno molto bene. Frank dovrebbe comprarteli? Sì. Ginny dovrebbe comprarli? Sì, stanno molto bene. Nonna Rosy dovrebbe comprarli? Sì. Vediamo. Allora Jenny, devi decidere. Da 15 euro quanto fai di prezzo? 5. Di prezzo, ce li hai? Non hai soldi. 4 euro. Non hai soldi. 1 euro. Non gratis, hai soldi. Come facciamo? Gratis, dai. Scappata con... no, vabbè, però se li vuoi devi pagare, Jenny. Ok, ragazzi, quel che è fatto è fatto, quel che è venduto è venduto. Adesso dovremo vedere se ci abbiamo più guadagnato o più perso e vedere quanti soldi abbiamo in cassa. Comunque, stiamo iniziando a smontare tutto. Ragazze, smontate tutto! Allora, vi facciamo vedere quello che abbiamo preso. Allora, più che... allora, ce l'hanno regalati! Lui di me contro te! Ce li hanno regalati! Ma questo è lui, di me contro te! Senza la scarpa! No! Il mio sono entrambi! No, no, basta! È mio! E invece Ginny...
costerà 10 euro. 10 euro per questo mega pistolone pistolero. È da proprio ammazzare tutti. Stai attenta, mi raccomando, perché siamo molto pericolose adesso con questa pistola. E invece Jenny cosa ci dice? Ne avremmo di più, però abbiamo spesi. Quanti soldi abbiamo? 3. 3 euro? Tra spese e guadagni abbiamo solo preso 3 euro. Vi siete spese tutti i soldi, però abbiamo lui gratis. Abbiamo due lui. Allora date un bacino a lui. Date un bacino. Sì, ma non vi ammazzate. No, per favore. Va bene. Poverino, dai. Trattatemelo bene. Abbiamo anche questa giacca a 5 euro. L'abbiamo già vista. È contentissimo. Lo so. Sono triste perché non ha una scarpa. Triste. Povero lui senza scarpe, vabbè dai curalo. Cose belle, adoro. E queste borsette sono stupende, piacciono anche a me. Che erano di Frank. Grazie. Nel senso non sue, ma di sua sorella. Grazie a Frank. Ma al mercatino si possono comprare un sacco di cose belle. Bellissima. Ti sei divertita, Sofì? Sì, un botto con i miei amici. Esatto, poi andavate in giro per il mercatino a barattare perché potevi scambiare, dire senti io ti do questa borsetta e tu mi dai un peluche. Esatto. Oppure potevi comprare, oppure vendere. Esatto. Ma guardate una cosa super mega bellissima che abbiamo preso. Oh. Enorme! Un Nerf gigante! Stai attenta, Sofì, perché potrebbe partire un colpo. Wow. Cioè, vi rendete conto? Ma secondo voi è scritto su un Nerf del genere? Ma quanto potrebbe costare? Secondo me è proibito nella città. È veramente costosissimo. E invece noi l'abbiamo portato a casa con pochissimi euro. Perché le cose al mercatino costano pochissimo. Esatto. E va bene, purtroppo c'è solo una volta l'anno, vero? Purtroppo. Allora, facciamo una bella sparata insieme? Vai. 1, 2, 3! Hai sparato un po' forte! Va bene, ci siamo divertite tantissimo e scriveteci qui sotto se anche voi avete mai fatto un mercatino e che cosa avete venduto. Esatto! Beh, io direi andiamo ad allenarci con il Nerf, che ne dici? Certo, ma portiamo anche le borse! Praticamente oggi cosa è successo a scuola? È arrivata una nuova compagna di classe. Wow, bello. Sì, ma lo sai cosa è successo? È diventata subito la più popolare. E come si chiama questa ragazza? Jenny. Se è la più popolare della scuola sarà bella. Sì, perché ha un look bellissimo, dei vestiti, cioè alla moda, ha dei vestiti bellissimi, pure la pettinatura. Ha i capelli biondini, sai, cioè come tipo le popolari. La tipica popolare della scuola, però di solito nei film le popolari sono un po' smorfiosette e cattivelle. Sei sicura che questa Jenny sia brava? Mamma, non siamo in un film. Questa volta è sia popolare ma anche buona. Va bene. E comunque le ho dato il mio numero di telefono. Anzi, io non gliel'ho dato. È lei, tra tutte le bambine che c'erano, lei è venuta e ha voluto il mio telefono. Sofì, ma sei sicura? Mamma, tranquilla che lei è buona, non siamo nei film. Non dare il telefono a tutti, ma dai il tuo numero di telefono solo a chi ti fidi. Mi raccomando, perché ti abbiamo dato il telefono nuovo, ma ne devi fare un buon uso. Tranqui. Anzi, ragazzi, se non avete ancora visto il video in cui
io e il papi alla fine abbiamo ceduto e ragionato e pensato di darti il cellulare perché hai 11 anni, andatemelo a vedere, ve lo lascio qui di fianco il video, andatelo a guardare e il link sotto in descrizione. Ma torniamo a noi, adesso dai, preparati che fra poco dobbiamo mangiare, vai a vedere i compiti e tutto quanto. Vediamo se Jenny la popolare nella scuola mi ha scritto. Wow, sì, mi ha scritto. Dice di incontrarci oggi. Le rispondo che va bene. Ok, ci vediamo in stazione tra mezz'ora. In che senso? Perché vuole prendere il treno? Adesso glielo chiedo. Ok, vediamo che cosa risponde. Strano. Per andare a casa di Aurora e Ludovica, le youtubers. Ma loro sono bravissime a fare i video. Per chi non le conosce, sono loro. Ma certo che ci vado. Poi io le seguo. E è anche un'occasione per conoscere altri youtubers. Adesso le rispondo di sì. Ok. Ci vediamo. Mi devo preparare e lo dico a mamma e papà. Ciao Estreitas, la mia vita da sirena. Direttamente in libreria oppure puoi preordinarlo su Amazon. Link in descrizione. Besitos. Mamma. Sì? Allora, che ne dici se adesso mangiamo e subito dopo andiamo a casa di Aurora e Ludovica, le youtubers? Ma come ti sento in mente? Punto 1, loro abitano a Verona, lontano da noi, ci vogliono almeno 2 ore. Ci andiamo in treno. Punto 2, non le conosciamo e prima di andare a casa delle persone bisogna avvisare, non è che ti presenti a casa degli altri così, ma secondo te? Punto 3, non sai neanche dove abitano, non hai nemmeno l'indirizzo. Punto 3, è che io lo so, anzi non lo so io, lo sa Jenny e ci andremo con lei. Allora, questa Jenny già mi sembra una bambina poco affidabile. Cioè, mi stai dicendo che Jenny ti sa l'indirizzo di, e vuole sì, andare a casa loro? E poi non si giudica da come no, parlano gli altri, non l'hai neanche mai vista. No, non se ne parla, Sofì. Dai che dobbiamo mangiare, sbrigati, vai a prepararti, lavati le mani, dai. Uffa! Per una volta che posso conoscere delle youtubers, mamma Moni non me lo permette. Sapete cosa vi dico? Che io da Aurora e Ludovica con Jenny ci vado. E sapete come? Perché io scappo da casa! Eh sì, avete capito bene. E non lo scrivete nei commenti, mi raccomando, sennò mamma Moni se ne accorge. E se volete che io scappi da casa, lasciate un like. Ok, mi preparo. Innanzitutto non mi posso presentarla senza un regalo. Porterò le mie padine squishy squashy. Guardate, questa qua per Aurora con la schiuma super bella. E questa qua con le palline dentro, bellissima, per Ludovica. Ok, poi soldi per viaggiare ce li ho. Telefono ce l'ho, quindi sono pronta. Mi rimane da mettere tutto dentro. 1, 2, 3, 4. Ok, andiamo. Shh, devo scappare senza farmi scoprire. We'll be right back.
per strada! Sì, dobbiamo andare! Dai, dai, andiamo a cercarla! Oh no, Srinita, stiamo correndo il più velocemente possibile per andare in stazione! Speriamo che Sofia non abbia già preso il treno per Verona! Dai, spostati, sbrigati! Dai, dai! Allora, Estrinitas, per favore, lasciateci un like se volete che vada tutto bene e non succeda niente di grave a Sofì. Sbrighiamoci, dai, papi Andy, vai più veloce! Velocissimo! Oh, mamma, sto male! Estrinitas, sono qua in stazione da 20 minuti e Jenny non è ancora arrivata! Dobbiamo andare da Aurora e Ludovica. Se perdiamo il treno, cosa facciamo? Adesso le scrivo. Ma dove sei, Jenny? Qua arriva il treno. Le ho mandato un audio. Aspettiamo. Ha scritto. Ma qua c'è scritto che Jenny ha di già preso il treno precedente ed è di già a Verona. Ma perché non mi ha aspettata? Vabbè, adesso prenderò il treno e la raggiungo, l'avviso. Ok, l'ho avvisata. Aspetto il treno. Ma dov'è Sofì? Sta arrivando. Che bello, sto andando a Verona da Aurora e Ludovica. E lì ci sarà anche Jenny che mi aspetta. Sbrigati, prendiamo la macchina e andiamo a Verona. No, fino a Verona, andiamo. Allora, Strita, la situazione è questa. Io e papi Andy siamo in macchina e ci stiamo facendo un viaggio lunghissimo per arrivare a Verona a recuperare Sofì. Sono molto preoccupata. Una bambina di 11 anni da sola che prende il treno. Potrebbe succedere di tutto, una situazione molto pericolosa. Però, papi Andy, sai cosa ti dico? Sono preoccupata, ma almeno... c'è una buona notizia da tutta questa storia. Conosceremo Aurora e Ludovica! Che cosa stai dicendo? La cosa più importante è recuperare Sofì sana e salva. Il resto non mi importa. Sì, hai ragione, papi Andy. Quella è la cosa più importante. Estrellitas, aiutateci voi. Dateci la vostra forza. Lasciate 5.000 like e speriamo che vada tutto bene. Aspetta, papi, mi è venuto in mente una cosa. Noi abbiamo appena regalato il cellulare a Sofì. Adesso provo a chiamarla. Non mi risponde. Il cellulare non risponde. Come facciamo a trovarla adesso? Non sappiamo neanche dove sta andando. Ok, siamo arrivati a Verona. Il problema è che non abbiamo l'indirizzo di casa di Aurora e Ludovica. E allora come facciamo a trovarla? Non risponde nemmeno al telefono. Ma no, ma questo è un grande problema. Ma come facciamo adesso? Idea! Ci sono! Allora, sul telefono di Sofì ho messo un software che in qualsiasi momento ci dice dov'è lei, dov'è la sua posizione in tempo reale. Adesso devo solo attivarlo sul mio cellulare. Meno male, sei un genio! Allora attivalo subito e così scopriremo dove si trova. In questo momento andremo subito da lei. Ecco, è arrivata la posizione, non è distante, raggiungiamola. Allora, Estritas, la situazione è questa. Jenny, la popolare, mi ha mandato un altro messaggio sul cell dove mi mandava l'indirizzo della casa di Aurora e Ludovica. E mi ha detto che c'è già andata da sola e che mi aspetta. Ma non ho capito come si comporta questa qui, cioè mi lascia sempre da sola. Vabbè, ma la cosa più importante è che sto andando da Aurora e Ludovica. Se le volete vedere insieme a me, continuate a seguire il video e lasciate un like. Ok, siete pronti? Non ci credo, che emozione, fra poco le incontrerò. Evviva! Andiamo? Sono praticamente arrivata. È quella la casa.
Non ci riesco a credere che adesso sono sotto alla casa di Aurora e Ludovica. Ma dov'è Jenny? Doveva essere qua. Ho capito, sarà lì già entrata. Beh, comunque adesso devo citofonare. Siete pronti per vederle? Evviva! Non vedo l'ora! Fra un secondo incontrerò, insieme a voi, Aurora e Ludovica. Citofono! Pronto? Sì, ciao, buongiorno! Io sono Sophie, delle Las Lunas. Là ci dovrebbe essere anche una bambina ragazzina che si chiama Jenny. E vorrei vedere Aurora Ludovica, se è possibile. Questa è Casa Rossi, ha sbagliato. In che senso? Quindi non ci sono Aurora e Ludovica? No, arrivederci. Leggiamo i nomi che ci sono scritti sul citofono. In effetti qua non c'è scritto Aurora e Ludovica. Quindi qua non ci abitano. Oh no, quindi Jenny non mi ha detto la verità. Mi ha fatto un brutto scherzo. A pensarci bene, mi ha fatto scappare da casa. Poi mi ha fatto prendere il treno, così vado a Verona. E poi mi ha mandato a un indirizzo non vero di Aurora e Ludovica, illudendomi. Oh no! Quindi questa Jenny non è una buona amica. Adesso, quando se ne accorgeranno mamma e papà, saranno guai! Mi metteranno in castigo! Ecco, siamo arrivati! La casa è quella! Andiamo! Ma forse è lì, Sophie! Eccola! Sophie! Sophie! Ma che cosa ci fate qui? Sophie, adesso ci spiegherai tutto quello che hai fatto? Ma comunque, Streetas, voi non fate mai queste cose, non si scappa di casa, potrebbe andare a finire molto male, poteva essere una cosa molto pericolosa, potevano rapirti, potevi anche farti male. Chiedi scusa davanti a tutte le Streetas. Scusate. Va bene, allora adesso ne parliamo a casa. Le Streetas, guardate, ho pure fatto una scritta di loro. Gatte, Chloe, Giraffina, Neve, Trottolina. Mi mancano tanto le mie gattine. Adesso chiamo le mie amiche. Allora, ho qua il mio telefono. E chi potrei chiamare delle mie amiche? Cami! Ah no, giusto, è ancora danza. Allora chiamerò... Alessia! Ah no, giusto, lei è occupata oggi. Jenny, non ne parliamo. Ai! Magari è libera! Prova a chiamarla. Lei è occupata. E ora chi chiamo? Ciao, Streetas! La mia vita da sirena! Direttamente in libreria oppure puoi preordinarlo su Amazon. Link in descrizione. Besitos! Uffi, nessuna mia amica è disponibile a quest'ora. Ma qualcuno magari c'è! Frank! È un mio amico! Beh, maschio, però anche con i maschi si può parlare. Benissimo, lo chiamo. Vediamo se risponde. Ciao Frank, sono Sophie. Beh, ti chiamo perché mi mancano le mie gattine. E sono triste. In che senso vieni qui? Ok, ti aspetto.
che viene, perché così posso contare sull'amicizia. Mi piace molto l'amicizia. E a voi scrivetelo qua sotto nei commenti e lasciate un like. Ma Frank quando arriva? Ma Frank deve venire oppure no? Mi ha detto che viene. Che ne pensate? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Oh, ciao Frank, sei tornato? Beh, stai molto meglio così che con la faccia da gatto. Grazie, grazie, modestamente. Ok. Ma non ti montare la testa, non intendevo quello. Beh, comunque, upsis. Ma secondo te mi dovrei tagliare i capelli? No, no, sei perfetto.
però sei un po' strano oggi. Comunque mi aspetti un attimino qui, che devo fare un attimino una telefonatina. Veloce, 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 arrivo subito. Allora, Frank è un mio amico, però si sta comportando in modo strano. Non so come spiegare, però dice cose quasi imbarazzanti. Allora, siccome non riesco a capire il motivo, ho deciso che chiamerò sua cugina, cioè Cami, e le chiederò se sa qualcosa. Se volete che io scopra cos'ha Frank, lasciate un like, e se avete qualche idea, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ok, chiamo Cami. Vediamo se risponde. Ciao Cami, sono Sophie. Niente, volevo chiederti una cosettina. Beh, Frank oggi è venuto a casa mia e si sta comportando in modo strano. Allora, prima di tutto mi ha detto che vuole essere il mio gatto per sempre. Poi mi ha detto che sono perfetta così. E dopodiché mi guarda in modo strano. Secondo te che cosa gli succede? In che senso innamorato di me? Ma stai scherzando? Ok. Grazie mille per avermi detto la tua opinione. Vabbè, ci vediamo. Ciao. Innamorato di me? No, 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 no. Impossibile, si sarà sicuramente sbagliata. Vabbè, voi che ne pensate? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Comunque adesso devo andare da Frank. Eccomi Frank. Scusami se ti ho fatto aspettare. Ah sì, Anna, sto guardando le mie carte Pokémon. Questa è la più forte, Zapdos. Ah, ma questa ce l'ho anch'io. Ehi, queste sono mie. Amici, vero? Sì, lo so. Ragazzi!